Sabato 7 e domenica 8 maggio, il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia, ha ospitato la seconda tappa 2016 della T-Max Cup, una delle categorie nazionali dei Trofei Malossi. È Gianluca Rapicavoli, dominatore della classe Open, a scattare dalla prima casella. Impone il suo ritmo conquistando gara 1 davanti a Pistola e Risi. Nella seconda manche si replica, ma stavolta secondo è Barzaghi, fuori gioco al mattino a causa di una scivolata. Dietro di lui Risi e poi i protagonisti della Stock, ossia la wildcard Fusto e l'efficace Russo, che già si era distinto nelle crono. Poi Russo che è andato in seconda posizione, ma prova a rispondergli D'Elia. Così il podio Open di giornata vede Rapicavoli su Risi e Pistola, mentre Fusto, che si è messo dietro Russo e D'Elia, è sul gradino più alto della Stock. Domenica al Cardio Palma nel Trofeo Nazionale Scooter Velocità, con un Mauro Montagna in grande spolvero che regola Zenari e Mendogo nelle prove, ma se li ritrova in scia per tutta gara 1. Zenari all'attacco di Montagna, mentre Montagna infila sia Zenari che Mendogo, si riporta in testa e riesce ad averne ragione solo sul filo di lana. Il veterano prova ad imporsi pure in gara 2, ma Zenari non molla e tantomeno pensano di farlo Mendogo e Reale. Nel finale solo Boccardo riesce a non perdere contatto visivo con il gruppetto dei primi 4, così si arriva all'ultimo giro che la gara è ancora tutta da decidere. Ma fra sorpassi e giochi di scia, Montagna compie il suo capolavoro. Montagna, Reale, Mendogo in quarta posizione, si infila in mezzo, da paura quello che ha fatto Mendogo. E chiude di misura davanti a Mendogo e Zenari, che lo accompagnano sul podio. Reale, autore del giro veloce, segue di un'incollatura. Lo squadrone dei 26 piloti della Yamaha R125 Cup è capeggiato da Rookie Arcangeli, pilota esordiente primo in qualifica davanti a Gueli e a un altro rookie, Pizzedaz. Quest'ultimo si perde nello start di gara 1 a causa di un contatto. Oh, vediamo subito. Oh, attenzione, un contatto. Mamma mia, proprio di Pizzedaz. Mentre Russo, partito dalla seconda fila, risale fino a imporsi su Gueli, ma a vedere per primo la bandiera è Arcangeli. Alessandro Arcangeli, vittoria in gara 1 per il rookie numero 55. Il Pullman va forte pure nella seconda manche, con Pizzedaz ancora fuori per un problema nel giro di ricognizione. La gara è combattuta, con Arcangeli, Gueli, Russo e Grianti che dettano il passo e prendono il largo, ma la volata finale la firma Gueli su Russo e Arcangeli. Arcangeli, Russo, dove? Mamma mia! Mamma, che spettacolo! A podio, Gueli è primo su Arcangeli e Russo, però lo stesso Arcangeli si prende il gradino più alto della categoria rookie, seguito da Mascellino e Rovelli.